Chiedono un intervento per migliorare le condizioni della strada provinciale 147 bis alcuni residenti della zona, un'arteria ormai impraticabile tra frane e fango, soprattutto nei periodi invernali e alla quale è stato posto anche il divieto di transito. Disagi e difficoltà registrate dai residenti ed in particolare dalle circa 10 aziende agricole che insistono nell'area. La difficoltà della viabilità di questa strada, la 147 bis, quale ci sono delle frane in mezzo alla strada e il percorso si è ristretto, è molto dissestata. E che succede? Molte volte tanta gente che vengono lì al locale sbaglia la strada, resta impantanata di notte, andarle a soccorrere. Ma a prescindere da questo, per la mia azienda ci sono delle aziende lì vicino che hanno l'abitazione prima della strada interrotta e i terreni e gli animali sull'altro lato. Per invernale, per portare il foraggio, gli animali non si può passare, dico, è un disagio enorme. Io chiedo e invito chi di competenza a intervenire, a ripristinare questa strada, perché siamo così distrutti tutti. Non si può passare per il estivo, con le mietitrebbie, quando si trasporta il grano, dico, è un altro problema. Dico, perché abbandonare queste strade e subito mettere un divieto di transito dove noi ci viviamo lì? Sono le nostre risorse, le strade. Un'arteria molto principale. Ti collega dallo svincolo Santa Caterina su tutti questi paesini dell'entroterra. È da variati anni che la strada è chiusa al transito, per ora la strada è proprio incalpestabile, non si può passare più.